Io sono Lattanzi Pierpaolo, sono EHS Manager della Lendlease Italia. Sul programma 2121 sono stato coinvolto dal primo giorno che l'abbiamo pensato, sia nei colloqui con i detenuti e sia sono stato uno dei primi tutor dei detenuti che sono arrivati in azienda. Secondo me il programma sta agendo in maniera molto positiva sugli individui perché gli sta dando l'opportunità di rimettersi in gioco e si vede proprio nelle persone che viviamo nella quotidianità questa volontà aumentare di giorno in giorno. Per quanto riguarda la comunità, nessuno lo sa, ma tornando al lavoro, gli stessi sono in grado di ripagare il costo che loro devono sostenere stando all'interno del carcere, perché tutti quanti noi pensiamo che il costo del detenuto viene sobbarcato a livello del cittadino, ma è così solo in parte. Mi sento molto partecipe del progetto, sia per una questione umana, nell'aiutare qualcuno che ha fatto degli errori ma ha deciso di rimettersi in gioco, ma soprattutto perché queste persone possono contribuire con le loro esperienze a una crescita umana e professionale di ognuno di noi. E anche questo è rapportato ai miei colleghi. Ho visto che persone che all'inizio erano contrarie a questo progetto, erano remorosi nell'ospitare negli uffici vicino a loro del personale che arrivasse dalla casa circondariale, con il tempo, giorno dopo giorno, si sono ricreduti e tuttora hanno dei rapporti con le persone che hanno lavorato con noi e che hanno deciso di proseguire la loro attività lavorativa in altre società. Coloro che lavorano all'interno dell'azienda, soprattutto la parte del management, ci siamo fatti promotori del programma, tant'è che ogni qualvolta ci troviamo su tavoli con nostri partner, nostri general contractor, chiunque voglia lavorare con noi, promuoviamo il programma e quando lo raccontiamo nei minimi dettagli, perché per promuoverlo raccontiamo le nostre esperienze, vediamo proprio che le persone rimangono meravigliati perché non conoscono questa realtà e quando gli viene proposta di abbracciarla e viverla, quindi di anche loro integrare delle persone nelle loro aziende, si rendono molto, molto positive. Per i detenuti, se non ci fosse questo programma, verrebbe a mancare secondo me una motivazione, uno stimolo all'interno della stessa casa circondariale per provare a rimettersi in gioco e quindi vivrebbero la loro detenzione e il momento dell'uscita tornerebbero a commettere reato come probabilmente hanno fatto prima di accedervi. Per la comunità il detenuto lavorando può ripagare già da subito il suo debito verso lo Stato e di conseguenza va ad alleggerire il costo che il cittadino deve riconoscere a livello di tasse. A livello di società, secondo me, se non dovesse esserci un programma del genere, ci perdiamo soprattutto a livello umano.